Ancora una tragica perdita sulle strade della provincia di Brescia. Massimo Sattin, 39 anni, è diventato la terza vittima in pochi giorni. Era alla guida della sua moto BMW GS quando è stato coinvolto in uno scontro con un furgone diretto in senso opposto. L'incidente è avvenuto verso le 17:30 di domenica 13 agosto all'incrocio tra la tangenziale sud, la strada statale 45 bis e la tangenziale est, non lontano dal casello autostradale di Brescia Est. Sbalzato dalla sella a seguito dello scontro, Sattin è caduto in una scarpata e ha perso la vita sul colpo a causa delle ferite riportate. L'ipotesi delle cause dell'incidente sono ancora in fase di accertamento, ma suggeriscono che la moto di Sattin abbia invaso la corsia opposta in un momento in cui un furgone guidato da un uomo di 54 anni stava transitando. Il conducente del mezzo è rimasto illeso, ma è stato comunque portato in ospedale per controlli. Alla poliambulanza, le operazioni di rilievo e gestione del traffico sono state affidate alla polizia stradale con il supporto della polizia locale. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco, oltre a due ambulanze del COPS di Mazzano e del Val di Nuvolento. Il corpo di Massimo Sattin è stato recuperato e ora è a disposizione delle autorità giudiziarie che potrebbero decidere per ulteriori approfondimenti.